Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questo video andremo a completare ormai la regione di Kalos, fino ad arrivare alla Lega Pokémon di Kalos. Non la inizieremo in questo video, la faremo tutta nel prossimo, perché a questo ci dedicheremo all'ultimo percorso che ci rimane di Kalos, ovvero il percorso 22. Nel frattempo vi faccio vedere come al solito la nostra squadra, composta da Hawlucha, Goodra, Talonflame, Greninja, Noivern e Pikachu. Nello scorso episodio abbiamo affrontato per l'ultima volta Serena. Se ve lo siete persi andatevelo a vedere. Lo trovate nel mio canale semplicemente. E abbiamo anche ottenuto ufficialmente l'ultima medaglia sconfiggendo Edel qui a Fractalopoli. A questo punto non ci rimane altro che andare nel percorso 22. Nel frattempo io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash, di questa parte in particolare, e della regione di Kalos che ormai è giunta al termine, di guardare in descrizione perché ci sono dei link che potrebbero interessarvi riguardo a prove gratuite di servizi Amazon, oppure roba che potete acquistare come giochi per Nintendo Switch, componenti PC eccetera eccetera. Detto ciò, quindi andiamo e come sempre iscrivetevi al canale. Salve! Hai tempo per parlare? Ma cosa di Geova? No, non ho tempo. Allora, Ivan che manda in campo Chandelure. Bello, era da un po' che non lo vedevo Chandelure. Allora, contro Chandelure io però cambierei Pokémon e manderei Greninja, molto volentieri. Eccoci qua. Poi converrebbe magari cambiare Hawlucha dal primo posto, dato che è già a livello 51, non paralizzarmelo per favore, grazie. E andiamo di Surf, che penso possa one-shottare Chandelure, e invece no, resiste. Resiste Chandelure, complimenti. Allora andiamo di Extra Senso. Ecco fatto. E abbiamo sconfitto il primo allenatore del percorso 22, dell'ultimo percorso di Kalos. Allora, andiamo a mettere davanti Noivern, che è l'unico che deve ancora fare il livello 50. Ecco fatto. E andiamo a sfidare questo scienziato. Vai, anche questo è fissato con le foto. Ed è Trevor. Sicuramente qualcuno di voi conosce questi personaggi, perché immagino siano appartenenti all'anime. Trevor, magari non è un personaggio principale, ma uno degli allenatori che trovano in giro. Allora, Charizard. Ho paura che lo faccia Mega Evolvere, io quindi gli tiro un bel Drago Pulsar. E appunto, figurati se non lo fa evolvere. Charizard, Mega Charizard Y, che mette siccità. Ok, noi gli tiriamo un bel Drago Pulsar, che però, come mi avete detto nei commenti, Charizard, Mega Charizard Y... Madonna, non so più parlare. Mega Charizard Y non prende il tipo drago, rimane tipo fuoco volante. Quindi mi conviene cambiare Pokémon e mi conviene mandare Greninja, perché Noivern non ce la può fare a vincere contro Mega Charizard. Mentre forse Greninja con un bel Surf, anche se la potenza delle mosse di tipo acqua è diminuita dalla siccità, potrebbe forse farcela, vediamo. No, troppo diminuita dalla siccità. Heat Wave invece mi ha disintegrato. Cacchio questo Mega Charizard, eh? Complimenti. Allora a questo punto mando Pikachu. Tiriamo fuori l'asso dalla manica. E il Pikachu che usa Thunder Punch. Super efficace e addio Charizard. Stiamo avendo degli assaggi delle lotte più difficili di Kalos che ci attendono appunto alla Lega Pokémon nel prossimo episodio. Aerodactyl. Avrei voluto avere Greninja per Aerodactyl effettivamente. Userò Goodra allora, sperando che non lo faccia Mega Evolver. No, beh, puoi fare Mega Evolver solo un Pokémon per lotta, mi sa. Quindi non può fare Mega Evolver anche Aerodactyl. Andremo di Oltraggio. Ok, Iron Head. Crunch, sperando non mi faccia tentennare. Perfetto, altro Oltraggio, beccato in faccia. E chi manda? Florges, che si becca un altro Oltraggio. No, non se lo becca perché mi one-shotta Goodra con Moonblast. A questo punto io manderei Hawlucha. Tocca proprio a Hawlucha e userei Poison Jab. Super efficace, buono, li togliamo metà vita. Ah, Moonblast mi ha disintegrato. Niente ragazzi, il Pokémon Folletto contro la squadra di Ash è troppo forte. Troppo forte. Andiamo di Talonflame e andiamo di Acrobazia.
buon danno e ci portiamo a casa la vittoria, non senza fatica. Nice shot, thank you. In ogni caso, andiamo un attimo a curarci i Pokémon perché me ne hanno disintegrati. Fortunatamente il centro Pokémon è letteralmente quei due passi, quindi non c'è bisogno di tagliare il video. Il tempo in cui praticamente dico andiamo a curarci i Pokémon, e l'ho fatto. Ecco fatto, quindi non c'è nemmeno l'erba alta in mezzo, non ci sono problemi. Ritorniamo nel percorso 22. Non bisogna prendere questi allenatori sotto gamba, come vedete, come livelli sono praticamente perfetti rispetto a noi. Voglio quello strumento. E come Pokémon hanno dei Pokémon molto buoni. Ma questo serve un po' di pratica. Hanno comunque Pokémon evoluti, mega evoluzioni. Non sono da prendere sotto gamba questi, eh. Sableye. Userò Drago Pulsar. Buono, almeno metà vita gliel'ho tolto. Vai ancora con Drago Pulsar. Buono, bravo Noivern. Livello 50. E Crustle, tipo roccia coleottero. Quindi ci serve dell'acqua. Greninja, è tutto tuo. Andiamo di surf. Super efficace, poca difesa speciale. Addio, caro Crustle. E si può proseguire. Altro allenatore. Qui però abbiamo anche uno strumento, quindi prendiamoci questa ricarica totale e sfidiamolo. Ha bisogno di sfidarmi questo, ha bisogno di lottare con me. Va bene? Caro Everett. Everett Ross? Proprio lui. Allora, Furfru, tipo normale. Andrei di Air Slash sperando in un brutto colpo. Giga Impatto ha fortunatamente fallito. Non arriva il brutto colpo. Allora andiamo di Drago Pulsar. Cotton Guard, si aumenta di molto la difesa, noi fortunatamente usiamo l'attacco speciale. Ah, ci butta un po' di sabbia negli occhi, però riusciamo comunque ad attaccare. Buono, buono. Abbiamo battuto anche Everett e il suo Furfru. Saliamo qui sopra. E andiamo a prenderci quello strumento. È sorvegliato da nessuno, anzi ci sono due strumenti. Mutonite X e qui allora Mutonite Y. E con queste due mega pietre, lo sapete meglio di me, possiamo fare mega evolvere il nostro Mewtwo. Quindi se vi interessa prendere quelle mega pietre, assolutamente andate lì. Qui abbiamo un'altra allenatrice, sfidiamola. Il mio drago ti distruggerà. Azza. Azza. Che drago ha lei? Ha Tyrantrum? Bellissimo comunque questo Pokémon fossile, bellissimo. Andiamo di Drago Pulsar, super efficace. Chi distruggeva chi? Ah, tu distruggi me molto probabilmente, sì, perché sei rimasto con un HP sculando come non so cosa, Tyrantrum di merda, e quindi ce l'hai fatta. Allora, mandiamo Greninja, sperando di poter attaccare per primi, e andiamo di Surf, sì, perfetto. Perfetto. E a questo punto manchi solo tu di sotto. Diamoci una revitalizzata veloce al nostro Noivern, eccolo qui. Super pozione. E andiamo a sfidarlo. Salve. One last dance before the league. Un'ultima battaglia. Anzi, un'ultima danza prima della Lega. E chi se non Tierno può chiederci di danzare? Ma nel capo Blastoise noi abbiamo Noivern. Non è buono questo matchup, assolutamente no. Mandiamo a questo punto contro Blastoise Pikachu. Sperando che Pikachu resista ad un primo attacco di Blastoise, perché per me con un idropompa ce lo ammazza. Ok, Ice Beam no, fortunatamente. Ice Beam non ci ammazzerà mai. Andiamo di Electro Ball, agendo quindi sulla difesa speciale di Blastoise, che è sicuramente minore rispetto alla difesa fisica. Vediamo. Buono, gli togliamo più di metà vita. Altro gelo raggio che non ci fa molto. E andiamo poi ancora di Electro Ball. E il primo Pokémon di Tierno è stato sconfitto. Ora lui manda in campo Raichu. Ecco, anche il tipo elettro lo soffriamo molto noi, eh. L'unico che può effettivamente fare qualcosa contro il tipo elettro è il nostro Goodra. Oltre a Pikachu, ma Pikachu è un po' una scelta un po' del cavolo. Allora, andiamo di Flamethrower.
Thunder non ci farà nulla. Mentre noi con Flamethrower dovremmo fare un buon danno. E va bene così. Usiamo Sludge Bomb, che magari riusciamo ad avvelenarlo. Non facciamo molto più danno rispetto a Flamethrower. Però riusciamo perlomeno a reggere bene i suoi attacchi e a tirarlo giù. Con calma, ce la si fa. Livello 51 per Goodra. Politeod, tipo acqua. A questo punto tocca di nuovo a Pikachu. Eccolo qui, Politeod. Anzi, Politoed, sì, più o meno. Andiamo di Thunder Punch. Politeod invece ha una buona difesa speciale, quindi conviene attaccarlo sulla difesa fisica. Ludicolo, tipo acqua erba. Tipo acqua erba, cosa conviene tirargli al tipo acqua erba? Un bel attacco volante. Un bel attacco volante che arriverà da Hawlucha. Con acrobazia, super efficace e ludicolo, viene one shottato. Hawlucha prende meritatamente livello 52, vorremmo imparare Endeavor e, se non sbaglio, Rivincita, ma no, non ci interessa. Ed infine Hitmontop, altro Pokémon di tipo lotta, però usiamo Noivern contro Hitmontop, andiamo di Aerasoio. Che è comunque super efficace. Air Slash, eccolo qui. Non viene ucciso in un colpo, peccato, però viene fatto tentennare. Buono. Ma forse Air Slash è Tiralama? Forse è Tiralama, non è Rasoio. Nel caso scrivetemelo nei commenti se ho sbagliato. Tailwind, no grazie, sarebbe vento in coda. E abbiamo battuto Tierno, credo sfidandolo anche per l'ultima volta nella regione di Kalos. Dancing all the way. Vai, vai, continua a danzare. Insegna agli angeli a danzare. A questo punto, ragazzi, torniamo indietro in questo percorso che in realtà è molto corto, come vedete. È tutto qui. E prima di andare in questa zona, con i recinti, andiamo a prendere un Pokémon. Vi invito a fare lo stesso, nel caso in cui state seguendo questo Let's Play e lo state giocando anche voi, perché vi serve un Pokémon per ottenere uno strumento in particolare. Ora vi faccio vedere quale. Prima curiamoci Pokémon. Poi andiamo qui nel box. Allora, già che ci siamo, mettiamo a posto questo Viviglio. Qui. Ecco fatto. E poi andiamo a prenderci un Pokémon. Ho talmente tanti Pokémon nel Pokédex che il gioco è. Cioè nel box, che il gioco è tipo appesantito e non riesce a muoversi velocemente tra i box. Talmente tanti ne ho. Allora, è comunque più veloce di Pokémon Scarlatto e Violetto su Switch. Prendetevi Rayquaza, sostituite un qualsiasi vostro Pokémon, non è un problema di chi sia, tanto poi lo riprenderemo subito. L'importante è che prendiate Rayquaza e lo mettiate come primo Pokémon nella vostra squadra. Poi ritornate nel percorso 22 e prendete la strada con i recinti. Salve! Ho aspettato da tanto tempo affinché Rayquaza apparisse. Eccolo! Prendi questo allora. E ci dà la Dragon Scroll per ottenere, farlo diventare, appunto, per fare o diventare il nostro Rayquaza, Mega Rayquaza, con la Dragon Scroll. Direi quindi di dargliela, tanto non la daremo mai a nessun altro. Dovrebbe averla messa qui, eccolo qua. Diamolo Rayquaza. E così, per il meme, usiamolo. Usiamolo almeno una volta, giusto per vedere come fa, tanto morirà subito, molto probabilmente, oppure sarà l'MVP di questa battaglia. How silly of you to walk into my conversation, effettivamente. What are you doing? Che maleducato da parte nostra, che ci siamo passati in mezzo mentre stavano parlando. Elina e Sean. Comandano in campo Wailord e Vileplume. Wailord copre quasi completamente Vileplume. Eccolo qua, Rayquaza. Andiamo di. Come faccio a selezionare? Forse con il mouse, vediamo. O con action, forse così. Ok, con la S, con la S. Perfetto. Andiamo di Dragon Scroll e poi andiamo su Vileplume. Non mi fa scegliere l'attacco, scusatemi, eh. Ah, ok, devo selezionare l'attacco. Dragon Dance, allora no, facciamo Drago Pulsar.
e azione. Ok, in questo modo funziona. E attacchiamo Vileplume, mentre facciamo doppio focus proprio su Vileplume, perché andiamo di lanciafiamme con Goodra su di lei. Eccolo qua, mega evoluzione, Rayquaza. Doppio focus su Vileplume che non riesce a comunque morire. Andiamo poi di extra rapido su Vileplume e Thunderbolt su Wailord. Eccolo qua, il nostro Mega Rayquaza fa effettivamente una kill. Thunderbolt fa malissimo. A Wailord purtroppo il nostro Goodra viene, anzi la nostra Goodra viene paralizzata. Allora Rayquaza andrà di Drago Pulsar su Wailord e Goodra lo sostituiamo, così almeno prende comunque un po' di esperienza. E mandiamo Greninja in campo. Guardalo lì incazzatissimo Mega Rayquaza. Che con Drago Pulsar a momenti tira giù pure Wailord. Niente, continua a paralizzarmeli tutti, sto stronzo. Andiamo di extra rapido. Beh, allora alla fine è vero. Rayquaza si è rivelato l'MVP di questa partita. È lui che ha ammazzato praticamente tutti e due i Pokémon. In questa lotta, perlomeno. Tutti e due Pokémon di Elina e Shaun. Rude. Va bene. Prendiamoci questo strumento, che è la nostra ricompensa, ovvero uno schifosissimo Elisir. A questo punto abbiamo completato anche il percorso 22, come vedete possiamo finalmente arrivare a Luminopoli dal percorso corretto. Qui c'è la Lega, dovrebbe essere la Lega questa, no, è la palestra, scusatemi, la Lega è più in alto, è dall'altra parte. Noi però nel frattempo facciamo una capatina al centro Pokémon perché dobbiamo depositare Rayquaza e riprenderci Noivern, già che ci siamo appunto curiamoci Pokémon. Ecco fatto. Andiamo a prenderci il nostro Noivern e a depositare Rayquaza che si tiene la sua Dragon Scroll. Ecco fatto, rimettiamoci poi con il box esattamente dove eravamo prima. Come vedete abbiamo completato praticamente tutti i Divindex, tranne qui che manca Vanillit. Dov'è? No, non l'ho completato, giusto? Ah, sarà stato riempito da qualcos'altro, aspettate, eh. Aspettate, dovrebbero esserci tre posti liberi qui da qualche parte. Però sono stati riempiti da qualcosa, vero? Qui in fondo. Vediamo. Forse no. Vanillit non c'è? Forse qui sopra mi sfugge qualcosa? Sto cercando i posti vuoti lasciati da Vanillit, Vanilluxe e Vanilli qualcosa. Però non li trovo. Eccoli qua. Appunto, sono stati occupati da loro. Da Clowitzer, che dobbiamo mettere al suo posto. Ecco qui. Mi sembrava strano, infatti, sarebbero dovuti esserci tre posti liberi. Barbaracle, che andiamo a posizionare vicino alla sua evoluzione. Eccola qua. Binacle. E prendiamoci anche Gumi, il doppio Gumi che avevamo catturato, per poi metterlo nel Divindex. Il suo numero sarebbe il 704, quindi esattamente, allora, 14, 8, sì, 7, 6, 5, 4. Dovrebbe essere qui in teoria, giusto? Sì. Ok, abbiamo anche rimesso un attimo in ordine il nostro box. Tra poco, tra qualche puntata, inizieremo anche il Livindex di... Come si chiama la settima regione? Non mi viene in mente in questo momento. Il Livindex di... Niente, ho un vuoto di memoria. Non mi ricordo esattamente la settima generazione, che regione sia. Quella delle isole... Alola, ecco, mi è venuto in mente adesso. Alola. C'è stato questo vuoto di memoria molto fastidioso. E completeremo insieme sia quello di Alola che quello di Kalos. Piano piano li porteremo avanti tutte e due. Fatemi sapere nei commenti in caso se volete che ci siano delle live su Pokémon Fire Rush dove andiamo a completare il Livindex proprio durante le live, che quindi si vengono sfruttate più che altro per parlare tra di noi, chiacchierare un po', mentre nel frattempo vado a completare il Livindex, che è un'attività abbastanza in realtà
noiosetta, cioè non c'è molto da fare effettivamente se non star lì a farmare, 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 fare i passi per le uova, eccetera, eccetera. Detto ciò, quindi fatemi sapere nei commenti, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte e della Lega Pokémon di Kalos che sta per arrivare, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!